una contingenza. Esistiamo, una realizzazione mozzafiato, non è vero? Essere presenti, sperimentare, interrogarsi sono privilegi che spesso diamo per scontati. Eppure, la nostra esistenza non è un dato di fatto. È una verità contingente, una possibilità che si è realizzata nella vasta distesa di ciò che avrebbe potuto essere. Considera l'incredibile catena di eventi che ha portato alla tua presenza qui, l'intricata danza dell'incontro dei tuoi genitori, lo specifico spermatozoo e ovulo che si uniscono, gli innumerevoli antenati che hanno vissuto, amato e lottato per garantire che la tua stirpe continuasse. Se anche un solo elemento in questa vasta e intricata rete fosse stato diverso, tu, così come sei ora, non esisteresti. Questa realizzazione svela una profonda verità. La nostra esistenza è preziosa, proprio perché non è garantita. E se le cose fossero diverse, il paesaggio filosofico della contingenza. La contingenza, nella sua forma più semplice, si riferisce alla possibilità che le cose siano altrimenti. Immagina un mondo in cui l'asteroide che ha spazzato via i dinosauri avesse mancato la Terra. I dinosauri potrebbero ancora vagare e l'umanità potrebbe non essersi mai evoluta. Questo esperimento mentale evidenzia le profonde implicazioni della contingenza, ci sfida a confrontarci con la fragilità della nostra realtà e le infinite possibilità che avrebbero potuto essere. Filosoficamente, la contingenza sconvolge la nozione di un ordine fisso e predeterminato. Suggerisce che il nostro universo, le nostre vite, non sono risultati inevitabili di un qualche grande disegno. Piuttosto sono prodotti del caso, di innumerevoli possibilità che collassano nella realtà che abitiamo. All'interno di questo apparente caos si cela una verità liberatoria. Se le cose sarebbero potute andare diversamente, allora possediamo un notevole grado di libertà nel plasmare il presente e il futuro. Echi di contingenza. Heidegger, Sartre e il lancio della monetina dell'esistenza. Gli echi della contingenza riecheggiano attraverso le opere di molti filosofi, ognuno dei quali offre una prospettiva unica sulle sue implicazioni. Martin Heidegger, l'esistenzialista tedesco, vedeva la nostra natura contingente come una chiamata all'autenticità. Sosteneva che siamo gettati nell'esistenza, trovandoci in un mondo non fatto da noi. Questa gettatezza, però, non è una limitazione, ma un trampolino di lancio. È da questo punto di contingenza che dobbiamo fare i conti con la nostra esistenza, definire i nostri valori e ritagliarci il nostro significato. Jean-Paul Sartre, un altro importante esistenzialista, ha spinto questa idea ancora più in là. La sua famosa frase: l'uomo è condannato ad essere libero, ne è la prova. Per Sartre, la contingenza è la fonte stessa della nostra libertà. Poiché non esiste un'essenza o uno scopo prestabilito, siamo totalmente responsabili della creazione dei nostri valori e del nostro significato. Questa libertà radicale, seppur esaltante, può anche essere gravosa. Ci lascia alle prese con il peso delle nostre scelte, sapendo che ogni decisione plasma non solo le nostre vite individuali, ma anche il mondo in cui viviamo. L'obiezione di Leibniz,
È questo il migliore dei mondi possibili? Non tutti i filosofi hanno abbracciato la natura inquietante della contingenza. Gottfried Wilhelm Leibniz, filosofo e matematico del XVII secolo, sosteneva che viviamo nel migliore dei mondi possibili. Questa visione, apparentemente ottimistica, tenta di conciliare l'esistenza del male e della sofferenza con l'idea di un Dio benevolo. Leibniz propose che Dio, possedendo infinita saggezza e bontà, avrebbe scelto di creare il miglior mondo possibile da un numero infinito di possibilità. In questo quadro, anche gli aspetti apparentemente negativi della nostra esistenza hanno uno scopo più grande all'interno del disegno perfetto di Dio. Sebbene l'argomentazione di Leibniz offra conforto e un senso di ordine, essa fatica a spiegare la natura spesso arbitraria della sofferenza e il profondo impatto di eventi apparentemente casuali. Il dibattito tra l'abbracciare la contingenza e il cercare conforto in un ordine predeterminato rimane un punto controverso nel discorso filosofico. Il fardello della libertà. Scelta e responsabilità in un mondo contingente. Se la nostra esistenza è contingente, lo sono anche le nostre scelte. Questa consapevolezza ci pone di fronte a una profonda responsabilità. Non possiamo più appoggiarci al destino, alla sorte o a un piano prestabilito. Siamo in senso molto reale gli autori delle nostre vite. Questa libertà, seppur esaltante, può anche sembrare un pesante fardello. Ad ogni decisione navighiamo in un mare di possibilità. Ogni scelta si propaga verso l'esterno per plasmare il corso della nostra vita. Il peso di sapere che le cose sarebbero potute andare diversamente, che avremmo potuto scegliere un'altra strada, può essere scoraggiante. Eppure, questo fardello è anche una testimonianza della nostra libertà d'azione. Il peso del significato in una realtà contingente. In un mondo privo di un significato intrinseco, dove l'esistenza precede l'essenza, la questione del significato diventa al contempo urgente e profondamente personale. Se le nostre vite non sono dotate di uno scopo prestabilito, allora abbiamo il compito di crearne uno nostro. Questa consapevolezza può essere sia liberatoria che scoraggiante. Ci dà la libertà di definire i nostri valori, di perseguire le nostre passioni e di trovare un significato nei legami che creiamo con gli altri e con il mondo che ci circonda. Tuttavia, ci obbliga anche a confrontarci con l'abisso del non senso, con la possibilità che le nostre vite possano alla fine non avere alcun significato. Questa angoscia esistenziale, questa paura del non senso, è una risposta naturale alla presa di coscienza della contingenza. Eppure, proprio questa presa di coscienza può anche essere fonte di un profondo significato. Un invito ad abbracciare la vita contingente. La consapevolezza della nostra natura contingente non è motivo di disperazione, ma un invito. È una chiamata ad abbracciare l'incertezza della vita, la libertà di scegliere e la responsabilità di creare un significato in un mondo senza uno scopo intrinseco. Meravigliamoci dell'improbabilità della nostra esistenza, degli innumerevoli eventi che hanno dovuto allinearsi perfettamente per permetterci di essere qui. Affrontiamo il futuro con coraggio,
e con il cuore aperto, sapendo che anche di fronte all'incertezza abbiamo il potere di fare delle scelte, di influenzare il mondo che ci circonda e di vivere una vita piena di scopo e di significato.